Seul, 14 agosto, cerimonia di benvenuto. It is my hope that Korean democracy will continue to be. Nutro la speranza che la democrazia coreana continuerà a rafforzarsi e che questa nazione dimostrerà di primeggiare anche in quella globalizzazione della solidarietà che è oggi particolarmente necessaria. Quella solidarietà che ha come obiettivo lo sviluppo integrale di ogni membro della famiglia umana. Seul, 14 agosto, incontro con i vescovi della Corea. La solidarietà con i poveri è al centro del Vangelo. Va considerata come un elemento essenziale della vita cristiana. Mi ha colpito questo invito del Papa ad aiutare i poveri non solo materialmente, ma anche nella loro crescita umana. La nostra assistenza deve far crescere la loro umanità, la loro spiritualità e la loro personalità. Tanti hanno cercato e sono entrati nella Chiesa Cattolica perché tutti hanno riconosciuto in lei una realtà vicina alla gente, con la gente, per la gente. In questi ultimi anni si è verificato, per esempio, la città dove vivo io, Seongnam, fa 1 milione di abitanti. C'è una zona ricca dove i cattolici arrivano intorno al 25% della popolazione. La zona vecchia, povera, i cattolici sono intorno al 6-7%. Cioè questo significa che i ricchi si avvicinano di più alla Chiesa e i poveri hanno più difficoltà a avvicinarsi alla Chiesa. Quindi il messaggio del Papa che fa per questo credo che sia importante per la comunità cattolica coreana per fare più attenzione ai poveri. È la prima volta che viaggio in una di queste, in una di alta velocità, mai l'ho fatto. Dejeon, 15 agosto. Incontro familiari vittime naufragio del Sewol. Dopo la perdita di mio figlio ho sentito la vicinanza molto forte di sacerdoti e laici cattolici, anche se alcuni sono rimasti indifferenti e distanti, e questo mi ha deluso. Sono convinto che dopo la visita del Papa la nostra Chiesa continuerà a piangere e a gridare insieme a chi soffre. Dejeon, 15 agosto, messa Assunzione di Maria. Possano i cristiani di questa nazione essere una forza generosa di rinnovamento spirituale in ogni ambito della società. Combattano il fascino di un materialismo che soffoca gli autentici valori spirituali e culturali e lo spirito di sfrenata competizione che genera egoismo e conflitti. According to the recent world survey on happiness, the Korean young students' happiness index was. Secondo un recente sondaggio mondiale sul livello di felicità, gli studenti coreani occupano le più basse posizioni. Allo stesso tempo, il grado di conoscenze matematiche dei giovani studenti coreani è tra i più alti al mondo. Ciò significa che gli studenti coreani sono costretti ad impegnarsi molto nello studio della matematica, sacrificando la loro felicità. In sacrifice of happiness. So, mathematics is very important. Questa materia è molto importante per la loro competitività, ma ritengo che la felicità sia più importante della matematica. Pertanto, il sistema educativo coreano dovrebbe essere modificato ed essere reso più umano. Dejeon, 15 agosto, pranzo con i giovani. Siamo rimasti molto colpiti quando ci ha detto che i ragazzi in Asia sono molto diversi, sono molto entusiasti, amano molto il Signore e si notano chiaramente il loro l'impegno e le capacità. Per quanto fosse stanco, ha passato ben quasi un'ora e mezza con noi, dandoci la sua benedizione, parlando con noi personalmente, accogliendo i nostri doni e soprattutto mettendo le sue iniziali sul nostro cartellino di riconoscimento. Solmoe, 15 agosto, incontro con i giovani dell'Asia. Closer to home.
Vicino a noi, molti nostri amici e coetanei, anche se circondati da una grande prosperità materiale, soffrono di povertà spirituale, di solitudine e silenziosa disperazione. Sono in molti in Corea a pensare al suicidio, soprattutto tra i giovani. Quello che penso di poter fare per loro è aprire loro il mio cuore per consentire di trovare un luogo dove possano aprirsi con me parlando dei loro problemi. I giovani coreani stanno cercando il Dio, la verità. Quindi la società non si trova questa risposta. Invece nella chiesa, oppure dai sacerdoti, dalle sorelle, dalle religiosi, si trovano la risposta vera e giusta. Quindi loro ritornano alla chiesa, soprattutto in questa occasione della visita del Papa. I miei compagni e coetanei guardano come mi comporto, il mio modo di vivere, i miei atteggiamenti come cristiana, si incuriosiscono e qualcuno si domanda perché io mi comporto in modo diverso dagli altri. Io posso dare questa testimonianza a chi mi è vicino. Questa è la preghiera che un giovane deve fare. Signore, cosa vuol tu di me? Stava parlando dal suo cuore verso il cuore dei giovani e questo li ha colpiti molto. Credo che quando torneranno alle loro diocesi conserveranno questo entusiasmo per moltissimo tempo e riusciranno ad operare un cambiamento. Seul, 16 agosto, beatificazione di 124 martiri. Oggi molto spesso sperimentiamo che la nostra fede viene messa alla prova dal mondo. E in moltissimi modi ci viene chiesto di scendere a compromessi sulla fede, di diluire le esigenze radicali del Vangelo e conformarci allo spirito del tempo. E tuttavia i martiri ci richiamano a mettere Cristo al di sopra di tutto. Now we hope that there will be no more persecution. Certo, speriamo che non vi saranno più persecuzioni, niente martiri fino alla morte, fino all'effusione del sangue, ma qui in Asia siamo chiamati a rendere testimonianza al Signore nella vita di tutti i giorni, nella vita quotidiana, nel mondo degli affari, della politica, della scienza e delle arti. Il martirium, la testimonianza di Cristo, deve continuare. Cotognae, 16 agosto, incontro con i religiosi. L'ipocrisia di quegli uomini e donne consacrati che professano il voto di povertà e tuttavia vivono da ricchi ferisce le anime dei fedeli e danneggia la Chiesa. Whatever they do, probably they think of money Le persone, qualunque cosa facciano, si preoccupano soltanto dei soldi e si impegnano molto per guadagnare di più. Questa è la situazione attuale in Corea. La Chiesa e i religiosi devono farsi poveri, abbandonare di più ciò che possiedono. I religiosi, in particolar modo, devono mostrare agli altri un modo diverso di vivere. Non devono cullarsi nell'abbondanza materiale, ma devono sforzarsi di vivere una vita meno comoda. With the material abundance, but must strive to live an uncomfortable lives. Aemi, 17 agosto, incontro con i vescovi dell'Asia. Non mi riferisco soltanto al dialogo politico, ma al dialogo fraternale. Ma questi cristiani non vengono come conquistatori. Non vengono a toglierci la nostra identità, ci portano la sua, ma vogliono camminare con noi. E il Signore farà la grazia. Dalle volte muoverà i cuori, qualcuno chiederà il battesimo, altre volte no, ma sempre camminiamo insieme. E questo è il nocciolo del dialogo. Molte persone hanno la possibilità di ascoltare il Vangelo e dire sì, è valido anche per me.
pertanto l'identità cristiana non è chiusa, ma si tratta di una identità che si vuole aperta ed è veramente cattolica, e nella nostra esperienza qui molti non cattolici vi ci si identificano e ritrovano una vera umanità nel dialogo che noi abbiamo con loro sulla base del Vangelo. Aemi, 17 agosto, messa con i giovani per la giornata della gioventù asiatica. Voi non siete soltanto una parte del futuro della Chiesa, siete anche una parte necessaria e amata del presente della Chiesa. Voi siete il presente della Chiesa. È una necessità profonda che noi tutti, giovani cattolici del mondo, ci impegniamo in politica, nelle sfere decisionali del nostro Paese, per poter servire il nostro Signore Gesù nel modo migliore, non soltanto a beneficio dei cattolici, ma anche di tutti gli abitanti del nostro Paese e dei cittadini del mondo. Seul, 18 agosto, messa per la pace e la riconciliazione. In obbedienza al suo comando, chiediamo quotidianamente al nostro Padre Celeste di perdonare i nostri peccati, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Se non fossimo pronti a fare altrettanto, come potremmo onestamente pregare per la pace e la riconciliazione? Gesù ci chiede di credere che il perdono è la porta che conduce alla riconciliazione. Sono passati più di 60 anni dalla fine della guerra e in questi anni ci sono stati spesso attacchi e momenti di tensione. Come ha detto il Papa, noi dobbiamo perdonare invece di aspettare che siano gli altri a perdonarci. Il conflitto è colpa di entrambe le parti e il perdono deve essere reciproco. Dobbiamo pentirci, essere umili e poi perdonare noi per primi. 서로가 서로에게 줬던 상처들이